Sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione della recinzione della fontana di Monte Oliveto. Progettata dal Servizio Valorizzazione Città Storica del Comune, la recinzione sarà realizzata da SIA e posizionata a protezione della fontana e dell'obelisco piramidale su cui si erge la statua bronzea di Carlo II di Spagna. Le operazioni di cantiere, incluse la realizzazione degli elementi metallici e gli aspetti autorizzativi, sono già in corso. I lavori dureranno circa un mese. Partono oggi i lavori per l'intervento della recinzione della fontana di Monte Oliveto, una fontana realizzata intorno al 1600, alla seconda parte del 1600, che l'amministrazione, grazie a una delibera fatta insieme con l'assessore del giudice, naturalmente intende proteggere, visto che questo è anche un luogo di ritrovo della collettività. Quindi partiamo con un lavoro di recinzione, i cui tempi sono circa un mese di lavori. Il disegno della recinzione riprende esattamente, autorizzato dalla soprintendenza naturalmente, riprende quello che era il disegno originario, l'antica recinzione di questa della fontana, e subito dopo e successivamente partiranno poi i lavori anche di restauro della fontana, vale a dire un lavoro che è inserito all'interno delle sponsorizzazioni, quindi un lavoro in due step: innanzitutto una recinzione e poi da lì in poi partiranno anche lavori per non solo il restauro, ma anche per la messa in sicurezza e il consolidamento della fontana.